Sette campionati mondiali, due titoli olimpici. Quella che sto per raccontarvi stasera è la storia di una leggenda dello sport. Un piccolo salottino, quindi, per una grande storia. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando nella nostra scheda e poi torniamo ad accogliere il nostro ospite. In apertura di puntata l'ho definito una leggenda dello sport italiano. Siamo qui con Giuseppe Abbagnale. Innanzitutto ben trovato. Grazie a voi per l'invito. È una definizione che in tanti le hanno dato? Ma sì, qualcuno ha usato questa terminologia, però non mi sento affatto leggenda, anche se ritengo che quello che abbiamo fatto è stato qualcosa di importante. Beh, sette campionati mondiali, due titoli olimpici, non è da tutti i giorni. Sicuramente no, sicuramente è un evento eccezionale per l'Italia del canottaggio e questo lo dimostra anche il fatto che il nome Abbagnale sia rimasto nella mente di tanti italiani. Le recenti Olimpiadi di Londra hanno un po' riservato delle delusioni agli appassionati del canottaggio. Si sa dare una spiegazione, come mai? Ma una spiegazione ha diverse sfaccettature. Ritengo che questo quadriennio di conduzione federale sia stato all'insegna di una serie di errori e i risultati ne sono stati una testimonianza. Naturalmente, tra l'altro, io in questo momento sono uno dei candidati alla presidenza della federazione, quindi sicuramente un antagonista per del presidente uscente. Da presidente lei cosa farebbe di più per questa disciplina? Cosa manca? Perché non si riesce ad arrivare al successo? Ma fondamentalmente in questo momento c'è una grossa disgregazione tra i vari ambiti, societario, da parte dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti, quindi in primis bisogna compattare praticamente un ambiente che in questo momento è molto in disaccordo tra le varie parti. Poi bisogna ridare sicuramente smalto e concretezza a quello che è il settore tecnico e quello poi trainante della federazione, perché è inutile nasconderci che i risultati sono uno specchio per ogni federazione. E poi c'è da sicuramente migliorare un po' la comunicazione, il marketing, ce n'è di cose da fare. Prima di sedersi dietro una scrivania, possiamo dire così, lei è stato un grande atleta e un grande campione insieme a suo fratello. Chi erano invece Carmine e Giuseppe Abbagnale prima di diventare campioni? Dunque, Giuseppe e Carmine erano due ragazzi appassionati di sport che nel mio caso mi sono ritrovato un po' per caso nel canottaggio. Sicuramente diciamo, la parte predominante l'ha fatta il fatto che avessi in famiglia uno zio allenatore che era la Mura e uno zio vocatore, quindi diciamo sono stato un po' fuorviato verso questa disciplina. Però fondamentalmente sono un uomo di sport, quindi qualsiasi disciplina mi sarebbe andata bene. È arrivato il canottaggio e a maggior ragione sono stato fortunato. Sia Carmine, che ha 2 anni in meno, è arrivato un po' più tardi e ci siamo ritrovati insieme a gareggiare nella categoria assoluta dopo qualche anno. Due ragazzi che nascono da una famiglia molto semplice, che entrambi hanno studiato, io ho fatto la ragioneria, Carmine ha fatto il geometra, dopo ognuno di noi ha fatto gli studi superiori, io all'ISEF, come pure Carmine, e poi abbiamo intrapreso praticamente delle strade diverse per quanto riguarda il lavoro. Io sono un bancario, Carmine lavora alla regione Campania, e contemporaneamente io ho fatto anche la mia carriera in ambito dirigenziale. Negli anni 80 avete vinto di tutto, è stato un decennio fortunatissimo, 2 le Olimpiadi,
Come siete arrivati a vincere così tanto? Sacrificio, dedizione, ma poi come si emerge realmente? Ma diciamo, noi ci siamo affacciati sulla scena internazionale quando in Italia il canottaggio era una disciplina quasi dimenticata. E addirittura si pensava che noi italiani, in questo, pur avendo attraversato gli anni diciamo, di grandi successi, però erano circa 20 anni che il canottaggio italiano veniva un po' da risultati certamente non positivi. Quindi si era un po' instaurata questa logica che in Italia i canottieri di vertice era difficile tirarli fuori. Beh, questa è stata un po' anche la molla che ci ha spronato a cercare di far cambiare idea in questo senso. Quindi abbiamo cominciato naturalmente con le categorie minori e, come dicevo prima, io e Carmine abbiamo 2 anni di differenza, 2 anni e mezzo esattamente di differenza, per cui ci trovavamo a gareggiare in categorie diverse. Ci siamo ritrovati nella stessa barca quando anche Carmine è arrivato alla categoria maggiore. E diciamo che è stato quasi subito un successo, perché nel nostro primo anno di gare assieme siamo anche arrivati al titolo mondiale. E da lì è cominciata anche una rincorsa continua a cercare di ulteriormente migliorarsi, per naturalmente mantenere il primato. Ho avuto diverse, come dire, esperienze positive, perché ho avuto la fortuna di partecipare a 4 Olimpiadi, fare il portabandiera, quindi per me veramente l'ambito sportivo è stato il massimo che potessi, dei risultati che potessi raggiungere. Voglio aggiungere solo una cosa: a me e Carmine c'era, oltre a me e Carmine c'era anche Agostino. È giusto ricordarlo, il terzo dei fratelli, che tra l'altro è quello che poi ha vinto più Olimpiadi, perché ne ha vinto 3. Ha vinto qualche mondiale in meno, però è riuscito nell'impresa di vincere 3 ori olimpici. Una famiglia dal gene fortunato. Una famiglia fortunata, da geni fortunati non lo so, ma sicuramente fortunata, perché per raggiungere certi risultati, oltre naturalmente all'impegno e al sacrificio, ci vuole anche un po' un pizzico di fortuna. Agostino è uno di quelli che è stato per certi versi meno fortunato, perché ha perso circa 7 anni di agonismo, perché è stato fermo per un problema fisico dopo aver raggiunto l'alloro olimpico a Seul. In quell'occasione ci siamo ritrovati tutti e 3 con una medaglia d'oro al collo, quindi è stata veramente un'ovazione per la famiglia Bagnale. E io stesso la ricordo con un grosso piacere, perché nell'ambito dello stesso avvenimento sono passato dalla gioia per aver conquistato una medaglia d'oro e da lì a pochi minuti soffrire, perché c'era un fratello, un altro componente della famiglia che stava lì a lottare per raggiungere l'oro. E quindi è stata per me un'emozione su tanti fronti. Non posso immaginare la felicità dei genitori, della famiglia, dei parenti. Beh, naturalmente mamma era la nostra prima tifosa, papà un po' meno appassionato di sport, ma che comunque sicuramente vedere 3 figli tornare con una medaglia d'oro è sicuramente un qualcosa di inimmaginabile. Si ricorda la prima cosa che le ha detto appunto sua mamma, quando siete tornati, quando vi ha visto con la medaglia? Ma sai, la cosa che mi ricordo è che naturalmente siamo arrivati a casa, c'era tanta di quella gente che non entrava da nessuna, non entrava più, c'era tutto il piazzale colmo di gente, c'era una fila interminabile che ci seguiva. Mamma, più che abbracciarci e darci un bacio, non è riuscita a fare, però era fin troppo eloquente la sua gioia.
lei, se si guarda indietro, a parte questa che immagino sia l'emozione più bella, cosa si porta di quegli anni nella sua vita di oggi? Ma naturalmente lo sport, oltre a darmi notorietà, diciamo anche popolarità, mi ha forgiato da un punto di vista caratteriale, mi ha dato la possibilità di girare, quindi culturalmente anche come dire, migliorarmi, conoscere nuove realtà, nuove popolazioni, nuovi costumi, e quindi da un punto di vista di crescita è stato sicuramente enorme. Cos'è cambiato nel canottaggio in questi anni ai suoi occhi? Ma non credo sia cambiato molto, forse qualche accorgimento tecnico, però la tecnica è rimasta invariata, la preparazione era dura e è rimasta dura. Qualche miglioramento di materiale ha reso leggermente le barche un po' più veloci, però di cambiamenti stratosferici non ce ne sono stati. Allora, siccome ci siamo persi nei suoi ricordi, io vorrei chiudere la puntata guardando un po' il video di una delle vittorie più belle. Prima di farlo però vorrei dirle, noi e quelli prima di noi la viviamo guardandola oggi, abbiamo vissuto quelle immagini con la voce di Giampiero Galeazzi, storica, che si sgolava. Ecco, riguardandosi poi da casa, le è mai capitato di rivedere il video e cosa ha provato? Ma mi è capitato tante volte di vedere il video. Se voi riferite al video di Seul, è quello sicuramente che ho visto un'infinità di volte. Guardandosi si è mai chiesto come abbiamo fatto? Tante volte, anzi quasi sempre. E la domanda che ricorre frequentemente, che più spesso mi fanno, è: ti piacerebbe tornare indietro? Beh, sicuramente anagraficamente dico di sì. Però se la domanda si riferisce a tornare indietro, come dire, a gareggiare a quei livelli, io sapendo quello che c'è dietro, molte volte rimango lì a pensare, perché come dicevi tu, ci pensi, ma tutto quello che c'è dietro era una cosa enorme. E a volte quando ci penso dico, ma come ho fatto? Non lo so. Allora, io vi saluto, rimango con Giuseppe Bagnale a guardare il video e ad emozionarmi insieme a lui. Noi ci ritroviamo la prossima puntata, sempre qui su Rete Sole, con Vite da Campioni. Ultimi 250 metri li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe e Carmine Bagnale in testa si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est all'interno, che sta attaccando proprio in questo momento. Un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo, reagisce comunque Giuseppe che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura. Un piccolo salottino, una grande scorta. No! Era perfetto. In questo momento sì. Un finale incredibile della Germania dell'Est!